Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avevo già annunciato nei video precedenti, oggi vi posto un'altra delle decklist che mi avete richiesto, ossia quella del Cosmo dei Mais. Tuttavia, prima di cominciare, devo dirvi due cose. Allora, prima di tutto mi rivolgo a Yu-Gi-Oh! Planet Zenlion, che mi aveva chiesto appunto la lista. Quindi, se stai guardando questo video, ti dico che c'è stato un malinteso, quindi lo dico anche agli altri, nel senso che tu, se non erro, mi avevi chiesto la versione pura del Cosmo. Però io, quando sono andato a leggere nei commenti, ho letto soltanto Cosmo, quindi ho pensato, ah, mi ha dato una scelta di scegliere la versione, insomma, mi ha dato la possibilità di scegliere la versione, ho detto, vabbè, testo la Demise, che mi sembra la versione più stabile e più forte del mazzo. E nel caso non ti avessi accontentato del tutto, appunto, giocando la versione Cosmo Demise, scrivimi qui sotto nei commenti che cerco di fare appunto la versione pura del Cosmo senza Demise. Poi altra cosa molto importante riguardante il canale ragazzi è che ultimamente ho riscontrato un calo nel canale di like e commenti. E quindi non lo so ragazzi, per quanto riguarda le opening, che alla fine sono i video più visti, diciamo così, vi dico che il mio portafoglio piange, nel senso che a breve faccio 3 anni con la mia ragazza, quindi ho speso dei soldi appunto per farle il regalo, dato che ci tengo molto al nostro rapporto, e quindi ho pochi soldi, ma sto cercando di racimolare qualcosina appunto per portarvi i 2 tin, che sono sempre soldi che spendo. Quindi ragazzi, vi sto chiedendo semplicemente di fare due piccole cose: un like per farmi sapere che ci siete, perché diciamo un po' questa situazione mi mette un po' giù di morale, ecco, mi manda un po' giù di morale, e lasciare anche un commento, anche un commento nel senso, non lo so, pappagallo verde. Però almeno fatemi sapere che ci siete, insomma, che siete lì a guardare. Se vi non vi preoccupate, non vi vergognate né nulla, scrivete quello che volete. Quindi, fatte queste piccole premesse, direi di procedere con la decklist. Allora, gioco Mono Cosmo Dark Destroyer, inutile dire perché non giocavo una copia. Poi doppio Forerunner, ho deciso di portarlo a due anche per il Tinkan. Dark Eclipser ne basta uno, credo. 3 Sly Prider, 1 Landwalker e 2 Dark Lady per i mostri di livello alto, diciamo così. E nel livello basso 3 Tinkan, 1 Farmgirl, 1 Snowman e poi la Stormtrooper, come la chiamo io. Avevo pensato anche di giocarmi la Goodwitch, perché la vedo anche molto versatile contro, per fare un esempio, anche il Vanity Sphinx, che diciamo, se non vedi con Smojo ti butta giù il mazzo. Spells, gioco 3 Cosmo Town ovviamente, 3 Allure ora che ce li possiamo permettere, 3 Demise che sono una carta veramente oscena, una carta sbagliata che vi fa fare una bellissima giocata che è Tinkan 7-5, wow, applausi. E poi gioco 3 Pot of Duality, 3 Pod, 2 Pod scusate. Allora, vi dico che questo è un mazzo che solitamente deve partire per primo, perché appunto vi fa quella bellissima combo Tinkan 7-5. E la pod, diciamo, aiuta parecchio in questo. Non ne ho voluto giocare 3 perché appunto la terza non mi piace particolarmente. 2 mi sono sembrate perfette, monocopia non avrebbe molto senso per me. E poi un teleport purtroppo. Per le trappole invece gioco 2 Cosmojo, che stavo pensando anche di portare a 3, però è anche vero che fanno briccare un po', la terza mi ha fatto un pochino briccare, ma 2 mi sono trovato benissimo. Poi gioco 2 Anti-Spell Fragrance che fanno veramente male, contro Blue Eyes sono forti, contro Monarch sono forti, contro Pendulum sono forti, insomma una bellissima carta, non per l'avversario ovviamente. Poi 3 Call of the Haunted e 2 Oasi, non 3-3 perché appunto anche per slot 3 non mi piacevano molto. E poi 2 Strike e un Warning. Extra deck fatto in maniera molto randomica, gioco un Barbaroid, nel caso dovessero spaccarci il Cyber Dragon Nova riusciamo a calarlo, poi Omega che lo rimuoviamo con appunto le Cherry, 2 Infinity, dato che gioco anche le Call of the Haunted possiamo evocare il Nova e calare il secondo nel caso. F0 per le Cherry, poi vabbè, il Phantom Knight, Dante, Rhea, Gaia Dragon, Ptolemy, Pleiades ne gioco 2,
Duren dalle Volcasauro. Poi se vedete come per i Blue Eyes, chi è Dark Hole, è perché appunto se vedo non vedo Cosmojo e mi trovo davanti i Majesty Sphinx e Mighty Sphinx, diciamo che fanno parecchio parecchio male. Quindi ragazzi, questa era la mia decklist del Cosmo. Vi ricordo ancora una volta di lasciare un like e un commento come supporto. Pappagallo verde for the win, lol. Prossimi video vedremo cosa fare. Ci sono altre decklist che mi avete chiesto che devo testare. E niente, supportatemi anche sulla pagina Facebook, il cui link è qui sotto in descrizione. E niente, iscrivetevi al canale nel caso non l'aveste già fatto. Se volete darmi consigli sul mazzo, fate pure. E niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.